Ciao, in questo video andiamo ad analizzare la parte di basso suonata da John Deacon nella canzone I Want It All dei Queen. Andiamo sul pezzo. Sentiamo solo il basso. Questa è la strofa, insieme agli altri. Innanzitutto, la prima considerazione è che secondo me lui suona con il plettro. Nell'ultima fase dei Queen è abbastanza normale trovare delle canzoni col plettro, mentre all'inizio della carriera erano quasi esclusivamente con le dita. Da un certo punto in avanti ha iniziato ad usarlo molto di più. Infatti, guardando il live in Wembley, ad esempio nell'86, suona quasi tutto il repertorio con il plettro. Andiamo a vedere cosa fa nello specifico. Allora, c'è questa introduzione insieme al coro. Qua va a prendere un La vuoto. I want it now. Va a mettere un La e poi parte con il ritornello. Nel ritornello andiamo a ascoltarlo un secondo, la prima parte. E poi entra poi nel verso. Allora, il ritornello va a seguire questi accordi. Parte con un Si al tasto 2 della corda di La, Si, La, Si, 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 per poi scendere ad un Sol. Per scendere al Sol utilizza due sedicesimi, Si, La, Sol. Ok, io lo uso con il La nella corda vuoto, volendo si può prendere anche con il La pieno al tasto 5. Sul Sol appoggia il Fa diesis e poi torna in La. Per tornarci utilizza anche qua due sedicesimi Fa diesis Sol. Nel La, come nota d'appoggio, mette il Sol, La, Sol, La, 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 Si, La. Poi per lanciare la strofa fa questa strisciata sul Sol al tasto 10 della corda di La. La strofa, bene o male, segue l'andamento del ritornello, almeno come accordi. Come ritmica suona un po' meno ad ottavi, lascia le note un po' più lunghe, come possiamo ascoltare. Quindi lascia le note un pochettino più lunghe, sì, La Sol, lasciando invece i due sedicesimi sempre prima di cambiare accordo. Quindi quando va a Sol mette Si, La, qua lascia lungo, La, Sol, La. Per andare a Si mette Re e Do diesis, Re, Do, Si, La. Poi c'è ancora un'altra, la seconda strofa che è quasi uguale, poi va nel pre-chorus, allora in questo pre-chorus è andato in Re e fa questa cosa qua, Re, La, Si, Re, Sol, 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 quindi va a prendere il Re al tasto 5 della corda di La. E poi gioca con queste note, La a vuoto, io lo prendo, Si, Re, Sol, 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 tasto 3, corda di Mi, poi va La a vuoto, La, Fa diesis, Sol, La, Sol, 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 La. Di appoggiarsi poi al Sol e rilanciare per il ritornello con questo la che possiamo sentire qua.
entra nel ritornello. Il ritornello praticamente è molto simile all'altro che abbiamo visto all'inizio. Dopo torna nella seconda strofa, in cui cambia modo di accompagnare. Qua lo fa in un modo un po' più semplice e seguendo gli altri strumenti, cioè in maniera stoppata. Andiamo ad ascoltare. Cosa va a fare? Si, 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 sol, 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 la, la, che puoi prendere o a vuoto o pieno se lo vuoi un suono un po' più grosso al tasto 5, e poi torna si, si, si. Questo lo fa due volte e poi rilancia il pre-chorus simile a quello di prima, un pochettino più lineare come suono. Senti qua, mette meno sedicesimi. Re, re, la, si, re, sol, 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 la, 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 sol, 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 la. Gioca un pochettino più sui quarti, fa un po' più di appoggio per l'accompagnamento. Poi va nel ritornello, che è uguale, praticamente identico ai due precedenti, e poi entra in questo bridge dove tiene dei si lunghi. Ok, qua tiene dei si lunghi. Per poi lanciare l'assolo di Brian May, in cui si cambia decisamente tempo. Qua il brano è circa a 90-94 di metronomo. In questo punto qua va a suonare a 140, quindi molto più veloce, sembra quasi una parte esterna, anche se viene lanciato molto bene dalla chitarra con dei trilli. Qua John Deacon va a suonare ad ottavi. Andiamo a sentire però cosa suona insieme alla band. Gli ottavi. Allora, qua segue gli accordi, quindi si, sol e la e mi. All'inizio è lineare sugli ottavi, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Li tiene abbastanza lineari. Adesso ho fatto solo una strisciata passando dal si al mi. Sul secondo giro poi va a mettere o degli arpeggi o comunque dei fraseggi sulla scala. Ad esempio sul sol a mettere questo arpeggino, sol, si, re, si, e sul la successivo un arpeggio andata e ritorno, la, do diesis, mi, do diesis, la, due volte, e poi sul mi mette una scala verso il basso, mi, re, do diesis, si, mi basso, fa diesis, sol diesis, mi. Poi ripete ancora una volta, anche con alcune piccole variazioni, e poi c'è la parte finale, molto bella, dove fa una scala discendente di la. Questa scala è prima parte dal basso, quindi parto dall'accordo prima, il sol, prima di dare questi stacchi che sono sol, fa diesis e sol. Gioca tra il sol e il fa diesis. La scala che fa in la è la, do diesis, mi, fa diesis, la, e poi discendente, fa diesis, mi, do diesis, la. Te la faccio sentire insieme a loro. Yeah.
Qui va nel pre-chorus, abbastanza simile all'altro, solo che anziché mettere il re, qua fa sentire il basso di fa diesis, quindi mette dei fa diesis, appoggiando poi il sol, fa diesis, sol, e poi va in la, per poi qua a fine giro andare a lasciare la nota lunga per un ritornello vocale. Qua ha fatto una strisciata fino al re al tasto 10. Poi qua c'è soltanto la voce, voci, cori, la prima parte del ritornello. E poi a metà entra il basso, tipo come nell'intro. La vuoto e poi va a fare ancora un ritornello. Andiamo a vedere poi il finale in cui stacchi, sol, mette due sol. Poi anche carino questo finale in cui va sempre a fare il sol con la sua ottava. Cosa va a fare? Mette un sol al tasto 3, poi sale al sol, quello l'ottava sopra, ma strisciando su tutta la corda, fino al sol al tasto 15. Lo fa per 4 volte. Mentre la musica sfuma. Bene, questa era scusa, questa era I Want It All dei Queen. Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.